terza vittoria consecutiva per il Pineto, che batte di misura il Monte Giorgio grazie ad una rete di Francesco Maio, che vale l'aggancio al primo posto in classifica. Gara tutt'altro che spettacolare quella offerta, con i biancazzurri bravi a massimizzare una delle poche occasioni avute, ma incapaci di approfittare dell'inferiorità dei marchigiani nella ripresa per chiudere la gara. Ancora out per infortunio Ceccacci, Amaulo conferma la formazione vincente contro la San Benedettese di domenica scorsa, con Lucarini braccetto di sinistra del 3-5-2. Nel Monte Giorgio assente Misina a centrocampo, con De Angelis ci sono Marini e Santoro nel 4-3-3 rossoblu. Partono meglio gli ospiti, un Monte Giorgio desideroso di riscatto si fa vedere già al sesto, con un cross insidioso di Morganti che dalla sinistra attraversa pericolosamente tutta l'area senza che nessuno degli avanti marchigiani riesca a trovare la deviazione vincente. Passano due minuti e Marini fa partire un raso terra ad incrociare che si spegne di pochissimo al lato. Il Monte Giorgio si difende tutto sotto la linea della palla, pronto poi a sfruttare le ripartenze, e il Pineto fatica a trovare spazi. Al 24esimo alle Gretti allarga sulla destra per Traini, il cross di ritorno però è impreciso, non si chiude il triangolo tra i due, con Allegretti che stava tagliando sul primo palo e l'occasione sfuma. Alla mezz'ora, sugli sviluppi di un corner, viene servito lo Sicco, che defilato viene giudicato in posizione di offside tra le proteste biancazzurre. Il Pineto cresce e proprio sul finale di frazione riesce a sbloccare il risultato con Maio, che al 42esimo deposita in rete con un preciso colpo di testa il cross di Allegretti, bravo a recuperare un ottimo pallone sulla tre quarti. Pineto che torna in campo con il piglio giusto nella ripresa e dopo appena due giri di lancette sfiora il raddoppio con la punizione a giro di Losicco. Forconesi ci mette i guantoni e si salva con l'aiuto del palo. Piove sul bagnato al quinto per gli ospiti. Antichi riceve palla dalle retrovie in area e viene a contatto con Domizi. I marchigiani vorrebbero il calcio di rigore, ma il direttore di gara fa proseguire. Sul proseguo dell'azione il capitano rossoblu Albanesi rimedia prima il cartellino giallo e poi viene espulso per proteste, lasciando la squadra in inferiorità numerica per tutta la ripresa. E un minuto più tardi, al settimo, Traini sfiora il 2-0 quando defilato sulla destra trova il pertugio giusto per una girata che termina fuori di un soffio. Quindi De Angelis richiama Santoro per Zancocchia. Nel Pineto, Maio, tra gli applausi, lascia il posto a Njambè. Al quarto d'ora, della Quercia dalla destra mette un buon pallone in mezzo per Allegretti, ma su di lui si immola Diop in anticipo. Squadre lunghissime in una fase in cui il Pineto tenta di addormentare la partita allo scopo di ricacciare il Monte Giorgio dalla propria metà campo, mentre i marchigiani in inferiorità cercano di chiudere tutti gli spazi per poi provare a ripartire. Al 35esimo gli ospiti conquistano un buon calcio di punizione che Pampano calcia a giro dalla sinistra, saggiando i riflessi di Mercorelli, che in tuffo dice no. Ultima occasione al 37esimo, quando al termine di un'azione insistita Traini dalla destra va in gol con un diagonale millimetrico, ma la rete viene annullata per la segnalazione di una posizione di fuorigioco ad Allegretti. Triplice fischio, il Pineto può festeggiare l'aggancio al primo posto in classifica, conquistato al termine di una partita ostica. Un risultato pesante contro un Monte Giorgio che, seppur ben messo in campo da De Angelis, torna a casa a mani vuote, scivolando al terzultimo posto della graduatoria. La terza vittoria consecutiva, una partita difficile perché in casa devi fare la gara, sapevo le difficoltà che ci poteva creare, diciamo, il Monte Giorgio, e si è visto in campo una squadra che era abile a ripartire, chiudeva bene gli spazi. Noi abbiamo fatto fatica a entrare in gara e il gol un po' ha sbloccato la partita. Sicuramente con l'uomo in più nella seconda parte di gara potevamo chiuderla per non soffrire fino alla fine. Non abbiamo creato grandissimi pericoli, però come qualità di gioco potevamo sicuramente fare meglio. Sappiamo che sicuramente adesso è un momento particolare, perché sembra che siamo la squadra da parte, la favorita numero uno. Io non ero preoccupato prima, quando avevo i risultati, perché non avevamo l'organico a disposizione, avevamo un organico costruito con 8 undicesimi nuovo, quindi c'era bisogno di lavoro, di giocatori a disposizione. Adesso li stiamo recuperando. Secondo me possiamo crescere ancora, se cresciamo ancora, sia come gioco, come equilibrio di squadra, possiamo dire la nostra. Adesso prendiamo questi punti che fanno bene alla classifica, ma sicuramente non ci dobbiamo esaltare più di tanto. In Serie D, io lo conosco abbastanza bene il campionato, quello vero e proprio inizia da gennaio in poi. Adesso bisogna mettere più punti in cascina
e diventare squadra. Poi dopo, se riusciamo a essere tali, alla fine possiamo giocarci le nostre chance. La partita, ci dicevano che qua avremmo preso 4-5 gol, che non ci sarebbe stata partita, anche perché se vediamo l'età giovane nostra in campo, cioè, se togliamo i 4 under obbligatori, gli altri ballano 4-5 anni di esperienza a favore del Pineto. Ovviamente non possiamo competere e pensare dei dettagli in un campo dove una squadra è stata costruita con parsimonia, con oculatezza e con un dispendio abbastanza importante, quindi non sono le partite che noi facciamo punto di riferimento. Diciamo che guardando la partita, è stata una partita assolutamente equilibrata, decisa da un errore nostro, un errore abbastanza grossolano nostro, che però l'avevamo quasi rimessa in piedi, perché secondo me c'era un rigore abbastanza clamoroso su Antichi in quell'azione, poi Albanesi ha perso la testa, non so se gli ha detto qualcosa all'arbitro, non lo so, nella stessa azione. Diciamo che in 40 secondi da passata un rigore dell'1-1, che ripeto, da dove ero io mi sembrava abbastanza clamoroso, lo rivedremo in televisione, perché delle volte la dinamica della panchina non si vede bene ovviamente.